Grazie, buongiorno a tutti. Gentile Presidente, care e cari consiglieri, come tutti sappiamo la legge di bilancio 2022 prevede l'erogazione a Napoli del contributo statale di cui abbiamo molto parlato in questi mesi e che è stato oggetto del precedente Consiglio Comunale il 21 gennaio 2022. Per ottenere questo finanziamento è necessario sottoscrivere l'accordo previsto al comma 572 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Sindaco della città di Napoli. In queste settimane c'è stata una intensa interlocuzione col MEF, dalla quale emergono quelle che possono essere considerate le linee guida di questo accordo. La seduta odierna del Consiglio Comunale è stata richiesta e ringrazio la Presidente della sensibilità dimostrata convocandolo con urgenza, col preciso scopo di valutare prima della firma le linee guida dell'intesa e poter quindi dare mandato al Sindaco a firmare. Il riparto, come al momento definito dal MEF, attribuisce a Napoli 1.231.549.600,77 euro. Si tratta di una cifra molto importante che sostanzialmente coincide con la previsione che avevamo fatto di poter ottenere un contributo che si aggirasse tra il 1,2 miliardi e il 1,3 miliardi. A questo proposito riteniamo opportuno, anche se può apparire pleonastico, che sia esplicitato nel testo dell'accordo che questo contributo non pregiudica l'assegnazione a Napoli delle ulteriori risorse che lo Stato impegnerà in futuro per gli enti locali. Il contributo, come è noto, è ripartito in 21 anni. Abbiamo chiesto al Governo l'impegno a versare nelle casse comunali la quota annuale assegnataci entro il 31 marzo di ogni anno. A fronte del contributo statale, il Comune è impegnato a recuperare risorse proprie pari ad un quarto di quanto lo Stato eroga. Si tratta di 307.887.400,19 euro distribuiti nel periodo complessivo. Come Comune di Napoli abbiamo scelto di non limitarci ad una schematica adesione a quanto contabilmente previsto dall'accordo, bensì di interpretare lo spirito insito nel patto per Napoli. E così abbiamo proposto si chiami significativamente l'accordo, vista anche l'autorevolezza dei firmatari. In sostanza, abbiamo voluto mettere a punto una strategia complessiva che risponda agli obiettivi di ripartenza, riorganizzazione e rilancio di cui la città di Napoli ha bisogno. Ciò vuol dire alzare lo sguardo e definire un programma molto impegnativo e di lungo periodo, che spazi in più capitoli di entrata, è realizzabile solo attraverso una molteplicità di interventi che vanno esplicitati in un cronoprogramma semestrale che verrà allegato all'accordo. Questo approccio consente di rovesciare l'atteggiamento che ha caratterizzato la gestione che ci ha preceduto, difensivo ed esclusivamente dipendente dalle risorse provenienti dallo Stato, mentre il disavanzo saliva e il debito immobilizzava le attività. Al contrario, bisogna aggredire il problema ed affiancare alle risorse statali e al nostro contributo obbligato un intervento volontario che dia il segno della capacità di uscire dall'angolo. Come ho detto più volte, la principale difficoltà che ho incontrato in questi mesi nel confronto con i livelli nazionali, istituzionali e politici è il dubbio insito negli interlocutori che, nonostante la indiscussa credibilità del Sindaco Manfredi e la buona volontà di tutti noi, non siamo in grado di farcela per le ataviche contraddizioni ed incrostazioni del territorio. Dimostrare a noi stessi, ai cittadini e agli interlocutori nazionali ed internazionali che vogliamo farcela passa per la capacità di dimostrare che sappiamo farcela, che sappiamo come farcela. Per questo il programma che abbiamo predisposto prevede di realizzare maggiori entrate nel periodo considerato 2022-2042 per 803.889.978,84 euro, ovvero
496.012.587.65 euro in più del calcolo del quarto assegnatoci dalla legge di bilancio. E si tratta, va detto chiaramente, di un calcolo volutamente prudenziale, destinato sicuramente ad essere incrementato. Questa che abbiamo definito è dunque una vera e propria manovra economico-finanziaria, che fa da cornice e supporto alle altre scelte strategiche che l'amministrazione sta facendo in ordine al sistema dei trasporti metropolitani, alla manutenzione e decoro del territorio, alla riorganizzazione e rigenerazione del tessuto urbano, alla lotta alla criminalità, all'attrattività degli investimenti. Abbiamo identificato due momenti di questo programma. Un primo, che possiamo definire di emergenza, coinvolge almeno i prossimi 4-5 anni, nei quali il flusso delle risorse statali e di conseguenza l'apporto del nostro quarto sarà quantitativamente significativo, ma irregolare. Un secondo momento, quello che va dal 27 al 42, nel quale i nostri problemi rimangono, ma vanno riducendosi nel tempo, ed il flusso delle risorse statali e conseguentemente del quarto diventa sostanzialmente regolare, il che fa sì che possiamo definire questo secondo lungo periodo di progressivo assestamento. È del tutto evidente, quindi, che la sfida principale si gioca ora, in questa consigliatura. Che sia così è rappresentato anche dal fatto che il Governo stesso immette in questi primi anni le maggiori risorse, con una distribuzione annuale molto differenziata anno per anno, che poi si assestano a livelli regolari ma inferiori. Mi rendo conto che questa condizione oggettiva determina un percorso praticamente obbligato in ordine alle scelte da compiere a breve. Ma proprio per questo abbiamo definito un primo programma di interventi ad ampio spettro che dà il senso di come vogliamo muoverci e che, come è stato esplicitamente chiesto dal Consiglio Comunale scorso, non si limiti alla sola parte fiscale. Abbiamo suddiviso questo programma per capitoli corrispondenti alle priorità stabilite dal comma 572 della legge di bilancio. Si tratta in particolare dei capitoli riscossione, patrimonio, partecipate, riorganizzazione dei servizi, aumento degli investimenti e altre misure. È proprio questa ampiezza di menù che ci permette di rivendicare il diritto per il Consiglio Comunale di poter ora condividere le misure atte ad attraversare questo primo agitato quinquennio, ma poi di poter scegliere, fermo restando il valore del quarto, di modificare il piano in ogni sua parte, rimettendolo in discussione se ciò sarà ritenuto opportuno. Se vogliamo utilizzare lo schema ripartenza, riorganizzazione e rilancio di cui ho parlato all'inizio, pur sapendo che non si tratta di una sequenza temporale, perché in molti casi è proprio la contestualità delle scelte che dà il segno della progressione, possiamo identificare con la ripartenza la firma stessa dell'accordo, che sblocca i finanziamenti, l'emendamento sui debiti commerciali, gli interventi già in atto, quali ad esempio le gallerie, quella automobilistica della Vittoria e la commerciale Umberto I, le metropolitane, le attenzioni al sociale più disagiato, il recupero delle prime risorse utili a formare il quarto, come ad esempio per quest'anno la cessione della rete del gas. Se guardiamo invece alla riorganizzazione, ecco emergere in tutta la sua urgenza e problematicità il capitolo riscossione. La volta scorsa abbiamo prestato attenzione all'innaturale equilibrio tra i quartieri, per cui la differenza tra i quartieri cosiddetti alti, non nel senso geografico, e quelli popolari sono così ingiustificatamente esigue. Nel frattempo abbiamo aggiornato il dato assoluto, per cui possiamo dirci che il Comune di Napoli ha oltre 880 per la precisione, milioni di crediti verso i cittadini per multe non pagate, oltre 700 milioni di tari non riscosse e così via, per 2 miliardi complessivi, ma credo sia un dato per difetto. È difficile spiegare all'esterno questa situazione e pensare di trovare comprensione, e perciò è arrivato il momento di decidere.
Pensiamo infatti di avviare le procedure per il bando che affida ad una società specializzata la riscossione coattiva. Dobbiamo sapere però che tra gara, assegnazione e condivisione del territorio i primi effetti in termini di entrate realisticamente non si vedranno prima del 2026-2027. A partire da quell'anno stimiamo un intervento complessivo di 228 milioni. Si tratta di una valutazione molto parziale, perché basata solo sull'IMU e non ancora dotata di un piano di allargamento della platea che definiremo col nuovo gestore della riscossione una volta aggiudicata la gara. Nel frattempo ci aspettiamo da Equitalia un recupero derivante dalla consegna anticipata dei ruoli, prevista dalla legge di bilancio. La cifra, anche questa prudenziale, è di 20 milioni complessivi fino al 2028, quando andrà a regime la nuova riscossione. Bisogna considerare però che questa cifra può non essere valutata dal MEF come una nuova entrata, ma solo come un anticipo di entrate comunque previste. È una interpretazione controversa, ma della quale va tenuto conto. L'altro grande capitolo strutturale di intervento riguarda il patrimonio. Prosegue la collaborazione che abbiamo avviato con Invimit per la formazione del Fondo Napoli e stiamo definendo un primo blocco di immobili da assegnare, dal quale sono esclusi gli immobili popolari ERP. I primi risultati finanziari si vedranno nei prossimi anni con un crescendo che al momento valutiamo con prudenza, soprattutto per la parte alienazione. Complessivamente abbiamo per ora stimato le entrate da alienazione e valorizzazione del patrimonio in 73 milioni, compresa la riduzione dei fitti passivi, la cui entità è fortunatamente molto contenuta, ma che non trascuriamo. Anche per la voce patrimonio possiamo considerare queste cifre prudenziali. Per quest'anno possiamo considerare certo solo la cessione della rete del gas per un valore di circa 26 milioni una tantum. Non abbiamo invece ancora stimato altre voci, quali la riduzione delle spese e la riorganizzazione dei servizi, mentre abbiamo calcolato di incrementare di circa 100 milioni gli investimenti oltre quanto riceveremo dal PNRR. Sulle partecipate, infine, abbiamo chiesto al Governo il tempo necessario per la definizione di un piano organico e abbiamo assunto l'impegno a presentare questo piano entro settembre. A tal fine pensiamo di affidare a società esperte la realizzazione di una due diligence che ci consenta di scegliere con cognizione di causa. Ritengo opportuno a questo punto fare una precisazione. Ho parlato più volte di cifre prudenziali. Ciò dipende dal fatto che quelle che noi dobbiamo indicare in questo piano sono cifre certe sulle quali assumiamo un impegno di entrata. Non sono quindi né previsioni né stime, ma devono essere entrate che noi consideriamo effettive. Ecco il motivo della nostra prudenza. Ed ecco perché, per lo stesso motivo di certezza delle entrate, i nostri interlocutori della Ragioneria dello Stato, mentre ci chiedono giustamente di predisporre un intervento strutturale per il recupero da evasione o di alienazione di patrimonio, che però non sono immediatamente esigibili, sono più propensi a considerare, a garanzia del piano, le entrate fiscali da imposte e tributi. E in effetti, nonostante gli sforzi che possiamo mettere in campo su riscossione e patrimonio, dobbiamo constatare come nei primi anni questi interventi non risolvono da soli il recupero del quarto di nostra competenza. Pertanto, per risolvere questo problema, dobbiamo agire su due opzioni. La prima è metodologica. Proponiamo al Governo di aggirare l'ostacolo considerando i primi 5 anni, quelli di emergenza, come un unico periodo, calcolando perciò il nostro quarto non anno per anno, ma complessivamente. Ciò vuol dire che noi dobbiamo assicurare nel quinquennio un'entrata aggiuntiva di 121.617.307,69 euro. Così facendo diventa irrilevante se ad esempio nell'anno 23 o nel 25
le nostre entrate sono inferiori al quarto del contributo assegnatoci per quello specifico anno, a condizione che dal 22 al 26 il totale delle nostre entrate lo superino. Successivamente, nel periodo che abbiamo definito di progressiva stabilizzazione, questo accorgimento non sarà più necessario e possiamo assicurare entrate corrispondenti al quarto anno per anno. La seconda opzione è finanziaria. Dobbiamo porci il problema di recuperare risorse fresche fin da subito anche attraverso la leva fiscale. Abbiamo da tempo discusso sulle due voci che sono state individuate e che fanno parte dello scambio necessario con il Governo, la tassa d'imbarco e l'addizionale IRPEF. Come tutti ricorderete, la posizione iniziale del Governo era che tutto il quarto dovesse essere recuperato da queste due voci. Il perché di questa posizione non ha bisogno di molte spiegazioni. Di fatto le ho già evidenziate prima quando ho fatto riferimento da un lato alla necessaria certezza delle entrate e non alla loro probabilità, dall'altro alla difficoltà di credibilità complessiva dalla quale partiamo. Solo la nostra insistenza nel negoziato di novembre-dicembre e l'assicurazione che avremo preparato un piano organico hanno consentito di modificare questa posizione del Governo e di ottenere che le entrate fiscali fossero solo una parte del piano complessivo. L'esito di tutto ciò è che l'intervento fiscale che vi proponiamo non è solo il minimo necessario, ma è anche il massimo che faremo, blindando cioè sin d'ora nell'accordo queste entrate, garantendoci che esse non possono più aumentare in futuro, semmai assicurandoci la possibilità di ridurle dopo l'emergenza utilizzando la clausola di salvaguardia. In questo quadro la tassa d'imbarco può produrre, se introdotta a 2 euro, una entrata di 10 milioni l'anno che, poiché parte dal 23, vuol dire 40 milioni nel quinquennio, mentre arriva a 200 milioni se confermata per tutto il periodo. Il Consiglio Comunale ci ha chiesto la volta scorsa che l'addizionale IRPEF non fosse avviata da quest'anno, diversamente da quanto aveva richiesto il Governo, ma dal 2023 nella misura dello 0,1. Inoltre ha proposto di aumentare la quota esente a 12.000 euro. Entrambe queste richieste sono state accolte. Per raggiungere però il quarto è necessario incrementare di un ulteriore e definitivo 0,1 dal 2024, ovviamente applicando la esenzione a 12.000 euro. Nulla esclude che se incrementeremo, come confidiamo, altre entrate, possiamo prevedere un ulteriore aumento della quota esente. Come sappiamo, l'addizionale IRPEF è proporzionale al reddito, quindi in valore assoluto per un reddito di 15.000 euro si tratta di un peso mensile di massimo 3 euro, per un reddito di 50.000 8 euro mensili, per uno infine di 100.000 euro 16 mensili. Ogni tassa è fastidiosa, anche quando è necessaria. Ma quello che stiamo chiedendo è un contributo contenuto che può consentire, assieme alle altre voci, di dare una svolta alla nostra situazione. Se poi alla fine del periodo di emergenza si valutasse che ci sono le condizioni, si può prevedere di ridurre il carico fiscale sulla stessa addizionale o su altre imposte o tributi. Per intanto, gli incrementi che vi proponiamo, riusciamo con questi a far affluire nelle casse comunali 5 milioni e 900 euro nel 2023, che nel 2024 diventano 15 milioni di euro, il che ci consente di far fronte immediatamente al quarto. Complessivamente, se si riterrà di confermarla anche dopo il 26, affluiranno 302 milioni e 300 mila euro. In questi casi, mal comune non è mai mezzo gaudio, ma è giusto dar conto di quanto avviene in ordine alle addizionali nelle altre città interessate al contributo statale. Il riferimento più significativo è certamente Torino, tenuto conto che Reggio Calabria e Palermo, per ragioni diverse, non sono paragonabili a Napoli. Infatti Reggio Calabria, per effetto di rilevanti contributi ricevuti dallo Stato sin dal 2020, è destinata a uscire a breve dal piano di riequilibrio approvato alcuni anni fa.
mentre Palermo si è da poco misurata col percorso del cosiddetto predissesto, conseguente all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, che comporta l'obbligo di innalzare subito le addizionali dei tributi al massimo livello previsto dalle norme. Il Comune di Torino, nonostante non abbia mai fatto ricorso al cosiddetto predissesto, eppur in presenza di un indebitamento finanziario elevato, si trova in condizioni decisamente migliori delle nostre per quanto riguarda il disavanzo. Ciò nonostante, ha deciso l'incremento dell'addizionale IRPEF in misura superiore complessivamente a quanto da noi previsto e già con decorrenza da quest'anno. In particolare sui redditi maggiori di 28.000 l'incremento è dello 0,1 e su quelli maggiori di 50.000 dello 0,25 a decorrere da quest'anno, dal 22. Voglio infine ricordare la delicata questione delle transazioni dei debiti commerciali, sulla quale ci siamo particolarmente impegnati per correggere quello che a nostro avviso appariva come una stortura dell'operazione prevista. Abbiamo infatti considerato profondamente sbagliato transare debiti recenti riferiti a fatture emesse per lavori effettuati negli ultimi mesi del 21 o relative a finanziamenti vincolati o ancora a fornitura di particolare significato sociale, le mense delle scuole, le sepolture, i buoni pasto dei dipendenti. Ci siamo resi conto però che una selezione tra i debiti non era facile. Inoltre si sarebbe potuta scontrare col principio base di ogni procedura concorsuale, la par condicio creditorum. A quel punto abbiamo optato per una soluzione più drastica ma più pulita: escludere dalla definizione transattiva tutte le fatture emesse nel 2021. Va riconosciuto che il Governo, in particolare il Ministro dell'Economia, al quale assieme al Sindaco abbiamo posto direttamente il problema, ci ha dato atto della fondatezza di questi argomenti ed ha espresso parere favorevole all'emendamento da noi predisposto al decreto proroghe che è già stato approvato. Poiché la conversione del decreto è prevedibile avvenga nel giro di un paio di settimane, possiamo affermare che a marzo inizieremo a liquidare tutte le fatture sospese del 2021. Ovviamente nel frattempo stiamo pagando con le normali prassi le fatture emesse nel 22. Qualcuno mi ha fatto presente che potrebbero sussistere favore a finanziamento vincolato antecedenti al 21. Ho chiesto agli uffici di effettuare un monitoraggio approfondito sulla base del quale valuteremo come eventualmente affrontare il problema. Come si può vedere, la terza fase di cui abbiamo parlato, il rilancio, è direttamente proporzionale alla realizzazione di questo programma. Anzi, già in esso si intravedono le condizioni del rilancio. Per questo, pur avendo dato avvio a questo percorso solo da qualche mese, abbiamo messo a punto un piano ambizioso che ci consente di iniziare ad affrontare i molti problemi irrisolti della nostra città. Una volta che il Sindaco avrà, col vostro mandato e sulla base di questi presupposti, firmato il patto, dovremo poi costantemente monitorarlo insieme a voi, con le parti sociali, le associazioni e in generale la comunità cittadina. Dovremo ovviamente adoperarci per incrementarlo in tutte quelle voci che ci consentono di migliorare il nostro bilancio, anche perché tutte le entrate che superano il quarto sono utilizzabili da noi per le politiche di bilancio. Si pensi alla manutenzione delle nostre strade o delle case popolari o ancora al welfare, allo sport e così via. Insomma, come ci siamo detti più volte, è il momento di dare concretezza alla volontà di ripartire, riorganizzare e rilanciare Napoli. Metteteci nelle condizioni di farlo, anzi, facciamolo insieme. Grazie Assessore Baretta. Apriamo il dibattito. È iscritto a parlare il Presidente della Commissione Bilancio, Walter Savarese.